privilegio, o forse purtroppo si sa di giudicare. No, il bambino che lancia la pietra, sì, con lui ci sto, ma ora c'è anche il missile Kassam, ora c'è anche il kamikaze. E allora non è più così romantica, allora può toccare le nostre sensibilità. E io mi stupisco sempre, perché quando si usano queste parole, ormai anzi quando si parla di Palestina o di Arabi addirittura, sembra che sia obbligatorio giustificarsi. E già lì è la fregatura, no? Giustificare, stai parlando di Arabi, devi dire subito che sei contro il terrorismo, devi dire subito che sei contro i kamikaze, e non so quale cazzo di tante altre cose devo dire prima di parlare di nostri fratelli. Quante altre cose si deve, sì, che non sono antisemita e compagnia bella. Le premesse affondano il contenuto, affondano il racconto. Ma quando uno si va a comprare una Coca-Cola prima deve dichiarare di non essere d'accordo sul terrorismo statunitense in Afghanistan o in Iraq o in buona parte del mondo? Quando ci compriamo un cazzo di pompelmo Jaffa dobbiamo dichiarare che non siamo d'accordo con l'operazione piombo fuso che questi bambini li ha bruciati? Perché allora bisogna chiedercelo, al di là delle giustificazioni da dare o da non dare, che cazzo è questo terrorismo? Chi lo fa questo terrorismo? Io non sto dicendo che quello del kamikaze non sia terrorismo, ma non posso neanche dire che operazioni come quella di Piombo Fuso o quelle successive non siano terrorismo. Ed è il più terrificante dei terroristi. Cos'è il terrorismo? Ah, dice, il terrorismo è quello che fa le vittime innocenti. E cosa sono questi ragazzini bruciati dal piombo fuso? Vittime colpevoli? Ci dicono che sono scudi umani. Perché siccome questi sono ferocissimi, guardate, questo c'è una faccia terribile, no? I loro figli li usano come scudi umani. Il fatto che è difficile allontanare i bambini in una città come Gaza, che ha la più alta densità di popolazione del mondo in proporzione al territorio, no, questo non ci viene detto. Sono scudi umani perché sono in un lager, sono scudi umani perché sono in un carcere, sono scudi umani perché non si possono muovere. Tutto questo mio discorso parte da Andala, perché io vorrei vederlo in viso questo bambino, anche se Andala non lo potrà più disegnare, perché come sapete è stato ucciso. E anche qui sto una piccola parentesi, ma come mai questo accanimento contro uno che in fondo che faceva dei pupazzi, no? Sono disegni, non era mica un kamikaze, non aveva mica i razzi Kassam, non aveva mica le cinture esplosive e tutto quell'altro folklore che qui ci raccontano. Aveva una penna, aveva la cultura. E quanto è importante, il popolo palestinese è stato, purtroppo non è più così, perché 65 anni di occupazione hanno un prezzo altissimo, il popolo con la media di laureati più alta del mondo era. Per quello ho detto che è stato. L'occupazione israeliana non sono stati soltanto, che non è poco, i blindati, i bombardamenti con fosforo o senza fosforo bianco. È stato cercare di seccare le radici stesse della cultura palestinese. Ecco che allora Naji al-Ali è un pericoloso terrorista. È un pericoloso terrorista perché ci racconta non soltanto la tragedia del suo popolo, ma la meravigliosa poesia del suo popolo. Eccolo quel disegno che prima non ho finito di raccontare. Sono un po' ricoglionito, ogni tanto perdo il filo, ma poi lo ritrovo. Quel disegno è una donna che ha questa brocca, si vede di spalle, anche lei ha una brocca d'acqua sulla testa. Dalla brocca cola, il vestito è tutto nero, dalla brocca cola lungo il vestito un pochino d'acqua, poi un altro po' d'acqua. Ed ecco che il vestito diventa un vestito a fiori, spuntano quest'acqua, innaffia dei fiori sul vestito di questa donna. E qui c'è il racconto, ed è il racconto vero, di quella che è la cultura profonda anche rispetto alla donna, del popolo della Palestina. Io non sto qui, l'ho detto, a fare valutazioni, giudizi, anche perché non mi competono e non ne ho il diritto su se sia meglio Hamas o il fronte o al Fatah o altro, non mi interessa
È questo popolo che deve decidere quali sono i rappresentanti, se vuole dei rappresentanti di cui si fidano di più o in cui si riconoscono. Io sono e mi sento profondamente amico del popolo palestinese, perché non ci può essere un'equidistanza quando i rapporti di forza sono così sproporzionati, quando da una parte ci saranno pure i razzi Qassam e dall'altra parte c'è una potenza nucleare, perché quando parliamo di Israele non ci scordiamo che è anche una potenza nucleare totalmente illegale. Però lì non si minacciano guerre contro Israele perché ha armi di distruzione di massa, per fortuna dico, perché non sono certo un fautore delle guerre, ci mancherebbe altro. Come è illegale buona parte di tutte le azioni, le operazioni e anche delle occupazioni che Israele continua a perpetrare, illegale rispetto non soltanto a un principio etico-morale minimale, ma alle risoluzioni delle Nazioni Unite stesse, queste risoluzioni che chissà come mai, quando riguardano la Libia per esempio, scatenano una guerra di massacro di cui non si sa più assolutamente nulla, naturalmente, perché quando non ci sono più i nostri aerei sopra noi ce ne freghiamo, come per l'Iraq che è diventato un mattatoio, però è stato liberato per fortuna, grazie, shukran jazila, Ecco, io quello che vorrei cercare di raccontare anche me stesso è che il nostro impegno, quell'impegno che c'è stato molto forte, molto alto in Italia, che adesso è troppo basso, noi dobbiamo, e sottolineo dobbiamo, perché è un dovere morale, è un dovere etico, è un dovere politico, ritrovare la forza di rimetterlo in piedi, superare le nostre disillusioni, le nostre distrazioni, i nostri giudizi e le nostre valutazioni, le nostre paure che qualche schizzo di quella terra insanguinata possa macchiare le nostre coscienze così pulite, e sporcarsi di nuovo le mani, come diceva Sartre, ma sporcarsele insieme a loro, perché sennò gli occhi di Andara giustamente non li vedremo mai.